Come va? Non guardate Sanremo. Eppure c'è la fica stanno a Sanremo, eh? Mi hanno detto che fanno vedere le farfalle, le cose inguinali. Che poi è bello perché quando si scontrano queste soubrette, poi c'è una che fa la parte della brutta, quest'anno la parte della brutta la fa la Canalis, che non vale un cazzo come soubrette, ma non vale un cazzo soprattutto come genitivo. E quindi sono anche un po' contento di rubare spazio alla Canalis quest'anno. La prima poesia è la storia di un'ecatombe. Un disastro, un massacro. Comincia con c'era una volta, ma va a finire veramente male. Si chiama Favola d'amore triste per malati di mente. C'era una volta una donna bella, così bella che il cielo teneva le nuvole per coprirsi al cospetto. E c'era un innamorato così innamorato che il cielo sempre nuvole e coprirsi. La donna bella incontrava l'innamorato ogni giorno e sospirava. E l'innamorato la baciava e la donna bella sospirava e l'innamorato finiva di baciare e sospirava pure lui. Così anni, baci, sospiri, cielo, coprirsi. All'anno del mai l'innamorato arrivò prima per sorprendere di sorpresa la donna bella, mazzo di fiori in mano. E si appostò di sbieco, aspettò ai 1, 2, 5 momenti. La donna bella arrivò. La gonnellina tremava di donna, le gambe erano rivoluzioni industriali di meccanica lussuria bianca. L'innamorato la vide, madonna che fica la donna bella, che maledetta topa, pensò. Con l'amore a fiori della domenica mattina, ma la donna bella proseguì oltre e sospirò. Sospirò e 1, 2, 5, 9 volte, poi baciò l'uomo maledetto. Chi era l'uomo maledetto? Chi era? Non lo so. Non è importante, voi continuate a guardare la bella. La donna bella sospirava e l'uomo maledetto la baciava e il cielo se ne sbatteva allegramente le sue palle di cielo bianche e tronfie di pioggia. E pioveva pure, e l'innamorato guardava e pioveva pure lui. Ma contro ogni previsione sospirava. Cioè non è che sospirasse, ma gli si gonfiava il petto. La donna bella sospirava, a lui gli si gonfiava il petto, l'uomo maledetto la baciava. La donna bella sospirava, a lui gli si gonfiava il petto, l'uomo maledetto la baciava. Un meccanismo perfetto. Sospirà, gonfia, bacia. Allora l'innamorato, quando era il suo turno, trattenne il fiato. E l'aria se la nascose dentro le guance a palla da rugby che aveva. Così l'uomo maledetto la baciò. Ma al posto del bacio venne fuori un vento. E la donna bella volò. E il vento si placò e l'innamorato morì e il cielo cadde, l'uomo maledetto niente, la donna bella si rialzò e l'innamorato se lo mangiarono i cani e l'uomo maledetto la baciò, pensando fosse stato il cielo rasoterra di quella mattina fiorita a far cadere la bella. Il cielo rasoterra e quelle palle di cielo e i cani felici e un disastro di innamorati smembrati, tutti sparsi per terra. Qualcosa che avesse a che fare con il duello, con la sfida. Allora ho scritto una cosa ad hoc che è dedicata a un cantautore, poeta che io ho amato molto e che voi siete, cioè spero che lo amiate anche voi, se non lo amate siete stupidi. E quando si ama qualcuno a volte lo si tradisce e gli si fa del male. Scrivendo questa cosa mi rendo conto, probabilmente gli ho dato un dispiacere. E gli chiederei volentieri scusa se non fosse che è momentaneamente morto. Ed è ispirata a una canzone che tutti quanti conoscerete, non è inutile che vi dico qual è. E se non la conoscete, insomma, siete un po' stupidi. Si intitola Io se ero Piero. Io se ero Piero, a essere sincero, col cazzo che non sparavo, col cazzo che poi dormivo sepolto in un campo di grano, lasciandomi insultare dall'ombra di una rosa o di un tulipano, ma nemmeno da quella di un tucano rosso, come il papavero che mi avrebbe vegliato da qualsivoglia fosso, sia pure un buco di cesso, e neanche da mezzo luccio impotente, argentato, trasportato come il cadavere di un sergente soldato,
affogato nel bel mezzo della corrente, no? Io, c'ero Piero, lo giuro, non se pensavo, e proprio così distinto io ti sparavo. Già che me ne vado triste d'inverno chissà dove, già che in quest'inferno pure il vento ci si mette sputandomi in faccia la neve, già che fa freddo, ma così tanto de freddo, che non lo potreste immaginare neanche disegnandolo in sogno, neanche figurandosi in un sole di legno. Io, della voce dei morti in battaglia, come si dice, me ne sbatto la bottiglia, di quelli che hanno barattato la vita con la croce, di quelli che si sono inciampati sotto il passo de Giava, troppo imbecilliti per sentire gli avvertimenti del vento che urlava. Fermati Piero, fermati adesso, lascia che il tempo ti passi un po'. Io a quelli lì, io gli sputerei addosso. Ma cazzo, stai attento, no? Io, insomma, se ero Piero e per caso ti incontravo, te dico io cosa facevo. Col cazzo che aspettavo, io miravo, meglio che riuscivo, in fronte, nel cuore, eventualmente anche nel naso, senza esitare. In ogni caso io sparavo e poi ancora sparavo e risparavo, fino a quando non ti vedevo cadere con o senza lamento, mentre realizzavo in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato a chiedere perdono per ogni peccato che io e te non ci conoscevamo prima, che forse, chissà, beh, sarebbe pure bastata magari anche solo una banana condivisa, o una rima, una cena al chiaro de luna, base di fortuna, per evitare che ti colpivo come un scemo da dietro la schiena, per evitare che cadevi in terra senza un lamento e t'accorgevi in un solo momento che la tua vita finiva quel giorno e non ci sarebbe stato. In ogni caso, mio caro, in ogni caso io sparavo e poi ancora sparavo e risparavo, e poi da Ninetta, mia bella, me ne tornavo con sulla bocca l'ansia del suo sorriso. Grazie. Io sono due donne, vai. Allora, l'abbiamo scritta praticamente insieme via mail, quindi scusateci, è una cazzata. Davvero scusateci. No, sì, tanto. Tra l'altro lui mi sta anche sulle palle a prescindere, per cui insomma. Vedi sto bagoscio, sto pezzo di piscio roscio d'un embolo floscio, che fa? Me starà mica a guardare. Non credere che io ti guardi mentre tu parli e ti muovi. Me starà mica a slumamme mentre che me parlo e me muovo, con sto culo perfetto che pare nuovo. Ti piacerebbe da sfiorarlo, ciuffolino pischello, e dai, e sì, e dillo. No, io non guardo te, io guardo tuo padre. Ma guardo tuo padre per guardare tuo nonno, i tuoi avi, i tuoi remotissimi antenati. Io, anche se sembra che ti stia ascoltando con vivo interesse, no, ti assicuro, io non guardo te. Ti piacerebbe di sentirlo come infiato sul collo, e dai, e su, e dillo. Soltanto che io, a pischellè, io anvedi tanto per fatte sapere, nullo mollo, e il mio deretro satollo, per il momento, io me lo conservo. Nemmeno per un secondo, tu mi vedi che sposto lo sguardo dagli occhi alle sopracciglia, di nuovo agli occhi e poi alla bocca, no, è una finta. Io guardo dentro i tuoi antenati. Nel più profondo infinitesimo di nervo, nei cromosomi affastellati, nella logica di svolgimento della catena del DNA. Ma vedi che se mette a mascherare sta sua chiacchierona tendenza di darmi a pensare che non è a me che me guarda, ma da tutta un'altra parte, da un fondo agli orecchi, gli occhi sgongusciati, nel più profondo infinitesimo di nervo, dei cromosomi affrugugliati. Può essere, sì, che te credi. E laggiù. Ma così, tanto per capirci. In quel frenetico mercato di vita primordiale. Non è che invece per caso. Nello spazio inconsistente tra cellule e membrana, tra atomo e ancora atomo e granaglia. Nel frattempo che pensavi. È lì che io guardo. A tutto sto popolo dei pensieri. Con il mio stupore di creatura. Nel frattempo te là sotto. Per capire. Non te si muoveva più il coso. Cos'è che è andato storto? Ma vattene, va. Per farti venire fuori così solennemente. Ma se la cosa sta così, allora. Solennemente, idiota! Allora che cazzo mi guardi a fare? Grandi. Un poeta anconetano, che significa che è nato ad Ancona, e si intitola Poesia visiva, è stata pubblicata su. Così faccio anche un po' di promozione, si può? L'avrei scommesso. Dai, visto che vendiamo 5 copie all'anno. È una rivista che mi onoro di curare insieme a un collettivo di idioti che si chiama Sparaiuri, il collettivo, non gli idioti. E gli idioti siamo noi gli idioti. Ecco, i soliti. Sì, ecco. Anche noi. Ecco. E si chiama Atti Impuri,
non la poesia, non l'autore, ma la rivista, andate su internet e cliccate a timpuri.it, ma non su Google, altrimenti mi vengono, non su Google Image, altrimenti mi vengono delle, insomma, porcate. Si intitola Poesia visiva ed è una poesia che io amo molto ed è dedicata a... C'è stato un momento nella storia recente d'Italia in cui erano stati rapiti quattro personaggi in Iraq, credo, e poi uno di loro è morto, era italiano. Si intitola Poesia visiva. Adesso vi faccio vedere una cosa. Adesso vi faccio vedere una rosa. Adesso vi faccio vedere la spina dorsale di quella rosa, perché vedere è un'azione concreta che si fa una cosa. Adesso vi faccio vedere un video. Adesso vi faccio vedere i filmini del viaggio di nozze. Scherzavo. Adesso vi faccio vedere un audio. Adesso vi faccio vedere gli occhi, eccoli, in previsione di un'anteprima. Adesso vi faccio vedere in un modo mai visto prima. Adesso vi faccio vedere tutto. Adesso vi faccio vedere, ecco, dritto per dritto, franco e diretto. Adesso vi faccio vedere, vietato i 18. Dovunque guardiate, così come viene, viene, così imparate. Da un punto di vista privilegiato, da una punta di fuga raccomandato. Adesso vi faccio vedere come si fa. Adesso vi faccio vedere, vi faccio toccare. Adesso vi faccio vedere tutto il visibile, l'invedibile. Adesso vi faccio vedere, rivedere l'imprevedibile. Adesso vi faccio vedere quel che vi piace appare. Adesso vi faccio vedere, prego, dalla regia mandate pure per rimanere il meno possibile nel vago. Adesso vi faccio vedere un semplice esempio, così mi spiego questa cosa vistosa. Finalmente adesso vi faccio vedere questa famosa cosa. Adesso vi faccio vedere niente. Olè. Grazie Martina Chemmi. Poi non è andato più avanti. Era in un treno per andare nella lontana Brianza, pieno zeppo di pendolari, studenti e lavoratori, maschi e femmine. Erano le 6 della sera, stavo in piedi. I pendolari dentro i treni delle 6 della sera hanno occhi spenti e guardano nel vuoto, non parlano, sembrano tristi. Giuro su Dio che sono tristi e sono stanchi. Pensano, ma non so cosa, lo immagino. I treni dei pendolari delle 6 della sera sono stretti e sono scomodi. C'è poco posto, è fatto apposta. Io ero nel vano, non so come si chiama, io lo chiamo vano. Appiccicata al muro, i treni hanno muri? No, pareti. Appiccicata alla parete c'era una cartina con tutte le linee del servizio ferroviario regionale Regione Lombardia, e in mezzo alla cartina qualcuno aveva scritto: grazie Martina, che mi. Nel treno Ferradini, quella roba. Ferradini, il terzino dell'Udinese. Io però penso a questi addendi. Questi addendi che si scambiano di posto, girano, ci provano ancora, niente, non cambia. Questi addendi pieni di speranza, con gli occhi lucidi, che ci provano sempre, niente, il risultato, porca troia, non cambia. E io ogni mattina esco di casa, cammino e mi guardo i piedi mi guardano, niente. Io li guardo e spero che un giorno mi dicano: tranquillo, ci abbiamo pensato noi, abbiamo parlato coi cateti, è tutto a posto. L'area del quadrato, quello costruito sull'ipotenusa, ti ricordi? Quell'area lì è equivalente alla somma delle aree dei quadrati costruiti su di loro. Ma va bene, a loro sta bene così, tranquillo. E invece no. Io la mattina esco, cammino e mi guardo i piedi e non parlo. E l'ipotenusa non so come sta, cosa pensa. E i cateti se sono felici. Se mi odiano, se mi pensano, cosa ne sarà di noi? E 44 gatti col resto di due, Gesù Cristo, ognuno col resto di due. Un gatto non ce la fa a portarsi dietro il resto di due. È un gatto, non una diligenza. E allora mi scansa pure il gatto col resto di due. Non è possibile, nemmeno in linea di principio, realizzare una macchina termica il cui rendimento sia pari al 100%. E se mentre questa emozione trucida, desta faccia impavida che c'hai. Oh, ma non ci pensi ai malanni miei? Non t'hai guardato in te lo specchio?